Buon pomeriggio a tutti da Roberta Feliziani e bentornati a questo appuntamento con l'informazione. Dalle 14 alle 18:30 saremo in diretta per vedere quali sono gli argomenti principali della settimana e soprattutto gli aggiornamenti. Salutiamo subito il nostro opinionista, alla mia sinistra, Alessandro Gatta, giornalista già inviato Rai. Grazie Alessandro per essere con noi e Buonasera a tutti. bentornato. Allora, dobbiamo iniziare subito con una notizia che non farà piacere a nessuno: 200 casi di vaiolo delle scimmie in Europa, il numero è destinato a salire. Colleghiamoci subito con il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università Statale di Milano. Professore, eccolo, buon pomeriggio. Pomeriggio a tutti. Allora, professore, 200 casi si stima circa siano quelli di vaiolo delle scimmie. C'è poi una diatriba in corso fra voi virologi, partiamo subito con quella. Lei e il professor Bassetti chiedete l'isolamento giustamente dei contatti che hanno avuto queste persone positive al vaiolo delle scimmie e il professor Vaia invece dice di no, che non è necessario. Dove sta la verità, professore? Allora, è sempre un peccato evidenziare differenze fra le opinioni dei tecnici, perché si crea, come si è creato purtroppo per il Covid, poi difficoltà, dubbi e si instillano appunto negatività nella risposta dei cittadini. Di fatto io credo che siamo in una situazione che non dovrebbe determinare un pesante problema di sanità pubblica nel prossimo futuro. Questa patologia si trasmette solo da un soggetto sintomatico, quindi con le manifestazioni cliniche che possiamo poi ben descrivere, e comunque è per ora una piccola numero, 200 in Europa, adesso mi pare 10-11 insomma in Italia, pochissimi casi. In questo momento io credo che dal punto di vista dell'opportunità di contenere la diffusione di questo virus sia meglio essere i più, come dire, attenti e fare il massimo possibile per evitare che questa patologia si diffonde. È chiaro che quindi a questo punto una quarantena dei contatti stretti di 21 giorni può essere utile, che poi è una quarantena che si fa in termini fiduciari, quindi si suggerisce alle persone, lì si magari controlla giornalmente con una telefonata per rimarcare questa importanza di attenzione, soprattutto dei comportamenti e delle situazioni a rischio che possono determinare l'infezione. Quindi non ci vedo grossi problemi su questo, sulla dimensione. Non è un lockdown, non è una chiusura, non è No, quello no, che abbiamo certo. dovuto fare per il Covid, e credo che per questa problematica non ce ne sarà bisogno. Allora, il vaiolo delle scimmie, il virus è stato isolato al sacco, professore, ma per quanto riguarda i sintomi, quali sintomi dà questo vaiolo delle scimmie? Allora, è importante però dire che questo virus non è nuovo, lo conosciamo dal 1958, è stato isolato in una scimmia, ma in realtà è la via di trasmissione principale attraverso topi, attraverso alcuni canidi, attraverso scoiattoli che morsicano o comunque il soggetto indice o comunque con cui diciamo la persona viene in contatto con i loro fluidi. Però già lo sapevamo dal 1970, oltre ad aver individuato soggetti, il primo malato tra gli uomini, anche epidemie a cascata, quindi di un primo soggetto che poi infetta gli altri, in via come trasmissione interumana. L'unico dubbio che abbiamo adesso è che questo virus non abbia meglio imparato a trasmettersi uomo a uomo, perché normalmente questa capacità diffusiva, dopo il passaggio da animale a uomo non era così elevata, e altre epidemie fuori dalla zona endemica si sono praticamente eliminate da sole, che si è riuscito a controllare anche recentemente, proprio prima del Covid, in Inghilterra e in Israele. Allora, la sintomatologia abbastanza evidente e macroscopica. Inizia, vabbè, a parte la febbre, ma poi ci sono linfonodi, proprio si vedono dei linfonodi molto ingrossati, mal di schiena e soprattutto queste vescicole a grappolo, quindi con più vescicole una vicino all'altra, al viso, al tronco, ai genitali e, particolarità rispetto ad altre malattie esantematiche, al palmo delle mani. La trasmissione avviene attraverso i droplets famosi che abbiamo Quindi imparato.
il COVID. La famosa mascherina anche in questo caso è utile. Certo, ecco. Però non è così efficace questa via per questo tipo di patologia rispetto al COVID, dove questa parte è predominante. La via predominante è attraverso il contatto con i fluidi biologici delle vescicole, che ovviamente, ecco, vedono, come è nella casistica di questa epidemia fuori dalle zone endemiche, l'attività sessuale, in particolare l'attività sessuale di uomini che hanno fatto sesso con uomini, perché una quota, sembrerebbe abbastanza importante peraltro, di questi casi è stata determinata, sembrerebbe, da un cluster iniziato in una conseguente a un ritrovo alle Canarie, che si è svolto dal 9 al 15 maggio, di persone con pluripartner che quindi in qualche modo hanno avuto maggiore probabilità e rischio. Certo, quindi certo. Alla fin fine l'elemento da tenere in conto è: occhio alle persone con delle vescicole, ma che non sono la pustoletta o la vescichetta che possiamo avere tutti per tanti motivi dermatologici, sì, certo, ma con un quadro, come dire, abbastanza evidente, perché sono solo le persone sintomatiche che trasmettono la malattia. Senta, professore, ma c'è il rischio per le persone di confonderlo con l'herpes zoster o l'herpes simplex, che danno comunque questo tipo di sintomatologia, cioè vescicole a grappoli? C'è questo rischio di sottovalutare la cosa? No, allora, in una prima fase può essere non facile evidenziare le differenze, però queste vescicole, e lo vediamo credo un po' sui media, spesso sono già stati sui giornali l'evidenza di questi casi con vescicole importanti e in quantità, quindi enorme, con quella, ecco, caratteristica in genere, in particolare per l'herpes simplex, che poi è solo magari attorno alla bocca e soprattutto con croste. E lo zoster peraltro ha caratteristiche diverse, perché in realtà le vescicole sono con un sottofondo arrossato, tipicamente come se fosse una frustata a seconda della zona colpita, perché le vescicole si hanno in quel dermatomero che corrisponde al nervo nel midollo che è stato colpito e che è aggredito dal virus, che poi si diffonde. Infatti nel caso dell'herpes zoster venne colpito i fianchi, l'addome, quindi diciamo una zona ben precisa, giusto, professore? Scritta, esattamente. Senta, professore, per quanto riguarda i vaccini, allora, sembrerebbe che l'Unione Europea stia già acquistando vaccini. Per quanto riguarda il vaccino del vaiolo, le persone sono state vaccinate fino al 71, giusto? 77, fino al 77. Ecco, quindi le persone che hanno avuto questa bella cicatrice da vaiolo fino al 77 sono coperte oppure no? Allora, quella vaccinazione era per una malattia diversa, che è eradicata, ecco, che è il vaiolo umano. Ed è stato grazie proprio a un'enorme campagna vaccinale che si è potuto avere questa grande vittoria. Però, essendo virus cugini, sempre della famiglia dei poxvirus, si è visto in Africa, dove la malattia è endemica, per cui dove c'è una continuità di presenza, che chi è vaccinato per il vaiolo umano ha una protezione circa dell'85%. Quindi la fregatura è di essere un po' più anziani, ma dal 76, prima del 77, una protezione noi ce l'abbiamo. Per chi invece non ce l'ha, ecco, professore, per chi non ce l'ha, Io dico, si è parlato e si è creato un eccessivo allarmismo. Allora, è giusto che a livello istituzionale si reagisca, e si organizzino cose e si pianifichino azioni che possono essere graduate, immaginando scenari diversi. In questo momento non c'è bisogno di attuare una vaccinazione sistematica della popolazione, non è come il COVID. Si deve immaginare una vaccinazione eventualmente con quelle che sono le scorte di un vaccino antivaiolo umano che ci sono, e addirittura con due tipologie. Ormai siamo alla terza generazione di vaccini per il vaiolo umano, il ceppo Ankara è quello più utilizzabile, volendolo, dovendolo fare, che è ancora più, come dire, efficace, con meno effetti collaterali del vaccino dell'epoca. Però in questa fase davvero è inutile mettere agitazione alla popolazione. Esiste addirittura già un vaccino registrato, ma dall'FDA americano, per specifico per questa malattia, pensata per le zone
endemiche No, non mi del. dica, professore, che negli Stati Uniti già hanno fatto il vaccino perché sono No, no, ma oltre. questo, no, ma perché questa malattia è presente? Cioè, quello che inquieta in questo momento è il debordo dalle zone in cui questa malattia è endemica dal 1970, quindi Ecco. che sono le regioni del Congo e in alcune nazioni, cioè nel Congo e in alcune nazioni dell'Africa occidentale. Non sono tantissimi casi, ma sono 3, 4, 5 mila casi segnalati che probabilmente sono un po' sottostimati in quelle zone, però questa malattia è quindi importante, non pandemica, ma endemica, e quindi in questo senso era già stato predisposto la possibilità di un approccio vaccinale proprio per quegli ambienti. Quello che ci preoccupa, come dicevo, è che altre volte il virus è uscito con piccoli focolai dall'Africa, però c'era un collegamento diretto, quindi una persona che in Africa si è infettata perché è stata morsa da un topo e che è venuta appunto in Inghilterra, in Israele, in altre nazioni, però si è contenuto. Qui invece abbiamo avuto subito un effetto a piccoli numeri, no? Che però poi andando a indagare stanno aumentando, sparpagliati in Europa. Ecco, quindi questo è l'elemento che in fondo è figlio di quanto è stato fatto per il Covid, mi spiego, in senso positivo, c'è un'interconnessione fra le istituzioni, una maggiore capacità di conversare e scambiarsi dati, e poi è stato, diciamo, giustamente deciso di comunicare la cosa, perché ciò che si deve fare, e ritorniamo all'elemento appunto che spero non sia di polemica, ma di attenzione della malattia in questa fase in cui i casi sono pochi, per circoscriverlo, perché se le persone, senza esagerare, che hanno o ritengono di avere questa malattia, vanno in pronto soccorso, possono avere le migliori cure possibili e soprattutto circoscrivere l'incendio. Peraltro esistono dei farmaci sperimentali già usati anche per altri virus simili, e quindi nei casi più gravi si potrebbe anche già disporre di questo tipo di trattamento antivirale, anche se, per quanto mi costa, almeno nei casi italiani, si tratta di persone che stanno svolgendo la forma normale di malattia, che si risolve nell'arco di 4 settimane con un ritorno alla cute integra. Però finché non c'è un ritorno alla cute integra, il soggetto è contagioso, e quindi è importante mantenere questo controllo e questa responsabilizzazione. La malattia in Africa è un po' più cattiva, ci sono peraltro due tipi di stipiti. Per fortuna il sequenziamento di questi virus ha fatto vedere che è la forma più benevola. In quel contesto, con anche meno assistenza e condizioni, diciamo, di salute non eccezionali, e il fatto che vengono colpiti bambini o anziani, ci possono essere problematiche a livello polmonare, di sovrainfezioni batteriche, ci possono essere encefaliti, ci possono essere poi cicatrici legate alla diffusione e alla mala gestione della cute, però anche lì non è una malattia particolarmente grave. Senta, professore, il fatto che ci siano delle scorte di vaccino contro il vaiolo già esistenti vuol dire che qualche recrudescenza comunque c'è sempre stata? No, il vaiolo umano è finito. L'ultimo caso è stato nel mondo nel 1980, e da allora questa malattia è radicata, e sono state distrutte anche in laboratorio, dove lavoro io, avevamo delle scorte, all'epoca di virus isolati Sì. nel passato, e ci è stato chiesto, è stata documentata la distruzione. Rimangono dei campioni in alcuni laboratori a livello internazionale, del CDC americano, in Inghilterra, in Giappone, come ricordo, diciamo così, per. Ah, cioè lei intendeva questo come scorte, cioè ecco. E no, allora, i virus, proprio campioni di virus congelato. In più sono state mantenute delle scorte di vaccino, e addirittura si sono sviluppati anche nuovi vaccini prodotti in piccola quantità, ma proprio nell'ottica di una grandissima attenzione alla Certo. malattia. Però ecco, il vaiolo umano non si è mai più visto, e questo non è il vaiolo umano, è un'altra malattia che ha caratteristiche simili e è dovuta a un virus della stessa famiglia, Orthopox virus, a cui appartiene anche il vaiolo umano.
Senta, professore, lei ha detto la terapia 4 settimane quando scompaiono totalmente le vescicole, giusto? Che tipo Cioè, di trattamento? la fine della contagiosità e la È quando necessità finiscono. di una Ok. terapia, Che tipo esatto. di terapia c'è dal momento che una persona dovesse scoprire di avere questa malattia? Se la situazione non è particolarmente grave, si tratta proprio solo di antinfiammatori, un'attenzione a quella che è la gestione della cute, l'uso di antibiotici per evitare sovrainfezioni batteriche. Nelle forme più pesanti, questi antivirali, di cui uno già registrato, per ridurre la diffusione della malattia. Professore, una domanda sorge spontanea, come diceva qualcuno, no? Non abbiamo ancora finito con il Covid, a ciò si aggiunge adesso il vaiolo delle scimmie. Secondo lei, come mai? Cioè, come mai questo continuo di aggiungersi di patologie gravi? Per Allora, l'interscambio che c'è a livello mondiale, viaggiamo tutti, Africa, torniamo avanti, indietro, America, e questo crea il portare alcune patologie da una parte all'altra. Perché tutto questo? diciamo che queste situazioni c'erano già, come le dicevo, proprio nel 2018-19, epidemie più piccole di questa, di vaiolo delle scimmie, ci sono state in Europa. C'era stato minor clamore mediatico. Ora siamo, come dire, un po' più attenti e quindi ben venga se la comunicazione non prende, diciamo, quella deriva che purtroppo in alcuni casi è diventata un'infodemia per quanto riguarda il Covid, perché è giusto parlarne, no? Certo, è Ma giusto informare, ma nella maniera giusta. perché purtroppo ci sono state, si possono vedere anche episodi di altre patologie, antivirus, Sì. virus del Nilo occidentale, insomma, ci sono state, anzi ci sono ormai anche in Italia queste forme e ce ne saranno. Diciamo che il Covid ha ripreso un faro. Ma con tutte le esagerazioni del caso, ma anche per l'esagerazione purtroppo dell'effetto pandemico e dei Sì. disastri che sono stati conseguenti su una problematica di convivenza con virus e batteri e uomo che forse nel passato su situazioni meno imponenti come la pandemia erano meno coperte, diciamo così, dall'informazione generale. Quindi se ne parli, ben venga che se ne parli, però nella giusta maniera, cioè fare informazione scientifica, non spettacolo e non protagonismi di alcuni personaggi che usano, diciamo, questo filone per avere il loro spazio televisivo. Le cose vanno ricondotte alla serietà dell'informazione. Lei, professore, ci dice che i casi sono pochi, però noi già siamo pronti. Questo è il messaggio, giusto? Esatto, è possibile che la malattia possa, grazie anche all'individuazione di casi che possono rimanere, come potevano rimanere sottaciuti, si ampli come numero. Rimane sempre l'incertezza, perché no, ricordiamo che anche col Covid all'inizio è solo un'influenza, eccetera, e poi le cose ci spiazzano. E come avevo accennato, sono in corso studi per capire se questo virus è cambiato e ha reso possibile una sua maggiore diffusività. E quindi dobbiamo, diciamo, dal punto di vista della ricerca scientifica, continuare a dare informazioni, aggiornarle sulla base di quello che emergerà, non escludendo, come dicevo, rispetto Sì, sì. all'ipotesi di vaccinazione, eccetera, scenari diversi che via via, no, riusciremo a ricondurre, io spero, a un qualcosa di gestibile. Ecco, questa è una previsione, conoscendo questo virus, che appunto non è un nuovo virus come il Covid che ci aveva spiazzato, però la natura qualche scherzo ce l'ha Può sempre fatto. fare, sì. E Senta, quindi professore. dobbiamo, ecco, perché magari questa registrazione poi, cioè ora in diretta, ma poi una registrazione fra qualche mese, io spero non ci sconfessi, però sappiamo che la ricerca potrebbe poi Certo, darci, nuove informazioni. c'è una domanda in studio da parte del giornalista Alessandro Gatta. Buonasera professore, una domanda, insomma, già in qualche modo ha risposto, ma il pericolo di uno stigma e il pericolo di una identificazione, perché comunque sia con le persone che vengono colpite da questa malattia, lei ci può dare una chiarificazione? Cioè sono solo gli uomini, sono le donne? So che in qualche modo è una domanda un po' che semplifica, ma chi effettivamente, se c'è un pubblico, mi permetto di dire questa parola, a cui è diretto la malattia, potrebbe essere più pericolosa? Allora, diciamo che è una malattia che ha anche e soprattutto la modalità di trasmissione per via sessuale. È anche,
oggettivamente vero che la maggior quota di persone colpite sono degli uomini che fanno sesso con gli uomini. Ma si tratta di un, come dire, sostanzialmente di un rischio collegato al contatto sessuale, perché come dicevo, sì, le goccioline sono un rischio, ma il grosso è venire in contatto col liquido delle vescicole, che sono in diversi punti del corpo, anche sui genitali, e quindi ogni attività sessuale, quale che sia, ci mette in vicinanza oggettiva, no? E quello che è successo, appunto, probabilmente, come si diceva, è legato in parte o come primo movens a questo ritrovo, diciamo, che c'è stato alle Canarie, che è legato a una quota di persone, appunto, uomini che fanno sesso con uomini, ma anche pluripartner. Poi, no, nel contesto sia degli etero che delle persone non etero. C'è chi è, come dire, meno a rischio perché ha Meno un'attività promiscuità, sessuale. certo, ma c'è, come per il coronavirus, gli anziani, ci sono soggetti fragili in questo caso o no? Ad oggi sono stati colpiti giovani in Ok. una fascia dai 20 ai 40 anni, però nell'Africa, dove appunto la trasmissione più legata al contatto diretto con gli uomini, con animali malati, colpisce un po' tutti, e ovviamente è lì, come accennavo, che ci sono sia nei più piccoli che negli anziani i problemi più grossi in termini di complicanze successive. Un elemento importante che ha creato anche qui agitazione fra gli animalisti è quello anche di una grande attenzione che ci deve essere dal punto di vista anche veterinario, proprio per evitare che possa esserci un'infezione negli animali che vivono con noi o comunque nel topi, ratti e quant'altro, perché a quel punto il rischio è quello che anche qui possa diventare endemica la malattia, immaginando quest'altra modalità di trasmissione veicolata non per via sessuale o comunque per un contatto molto ravvicinato e prolungato delle persone. Questi sono i due aspetti. Quindi ci vuole questa patologia, credo faccia riemergere quello che è già un'attenzione dal punto di vista scientifico, quello che viene detto la salute unica, One Health, cioè un approccio che tiene conto dei veterinari, dei ricercatori per quanto riguarda la parte umana, ma anche i ricercatori sociali, no? Perché l'abbiamo visto nel Covid, i comportamenti, ma anche con questa patologia, no? C'è di mezzo uno stile di vita o comunque un approccio che porta a essere più a rischio rispetto ad altre persone. Senta, professore, invece per tornare al Covid, ci sono purtroppo, si sono abbassati i contagi, ma tantissime reinfezioni che stanno colpendo, sembrerebbe, la fascia d'età 0-19 anni, persone che lo riprendono 3-4 volte. Ce lo conferma, professore? E purtroppo è il destino ormai acclarato di una convivenza con questo virus nel tempo. Siamo in una fase di transizione da quella che è stata la pandemia, l'effetto più pesante, ma dobbiamo aspettarci appunto una presenza continua del virus, perché lo abbiamo ben capito, questo virus è piccolino rispetto anche a quello del virus della scimmia, è più semplice nella sua struttura, ma commette molti errori di replicazione. E questo però per lui è, l'abbiamo ben visto, un vantaggio, perché prova tante variazioni sul tema. E quindi la persona anche guarita, diciamo sopravvissuta, come la stragrande maggioranza dei casi, per fortuna, per questa malattia, non ha la sicurezza di essere protetto, come invece capita per il morbillo. Il morbillo, se Certo. sei vaccinato, te lo fai una volta nella vita e sei certo di non subirlo più anche a distanza di decenni, se sei magari il nonno di un nipotino con il morbillo. Qui invece il virus cambia e quindi la quota di soggetti suscettibili continua a cambiare, nel senso che dopo questa quarta ondata, una gran quota di noi ha una protezione, però si è inserito un nuovo virus e quindi è facile che nel prossimo futuro e soprattutto nei mesi invernali possa esserci una recrudescenza, immaginando un andamento nel futuro che vedrà, per ora, io spero che questo trend di riduzione ci farà, diciamo, passare un'estate
abbastanza tranquilla, ma ancora con presenza del virus, e poi dobbiamo, sempre in quell'ottica di strategia, di scenario, di attenzione, prepararci a un possibile inverno dove il Covid scalzerà l'influenza come elemento Certo. principale delle infezioni respiratorie invernali. E quindi ci dovremmo fare un vaccino nuovo, riaggiornato secondo la variante Omicron a ottobre. Sì, bisogna rimarcare il fatto che i grandi anziani fragili dovrebbero fare la quarta dose, solo il 30% lo ha fatto ed è un male perché molti di loro che avevano eseguito le prime vaccinazioni, magari un po' torto collo, no? Perché dubbiosi, non stanno seguendo questo necessario appuntamento perché il virus circola adesso, circolerà a giugno-luglio. E lo abbiamo appena detto, la protezione della infezione, cioè della guarigione o della vaccinazione, cala nel tempo e va in Sì, parallelo. infatti. Quindi per loro è importante fare questa quarta dose. Per tutti noi, diciamo, popolazione generale, io credo che vedremo, insomma, ma sarà una campagna di vaccinazione speculare a quella della vaccinazione antinfluenzale, come lei giustamente ha anticipato. Probabilmente potremo disporre di un vaccino ad ora in fase finale di sperimentazione, perché deve essere comunque riverificato, cosiddetto bivalente, cioè che contiene il virus del Wuhan, l'originale, insomma, e poi la variante Omicron, che dai dati che ho anche potuto consultare sembra essere, come dire, ancora più efficace rispetto al passato, soprattutto su queste varianti. Però sarà sempre un rincorrersi, perché questo virus tenderà a modificarsi, come l'influenza, ecco, e Certo, che comunque certo. una malattia essa stessa da non sottovalutare e dire è solo un'influenza, No. perché abbiamo parlato anche nel passato insieme, anche l'influenza ha la sua quota di morti annuali se li porta dietro. 4 volte meno, ma comunque importante, ma comunque 4 volte meno del Covid, ma comunque dati numerici importanti. Questi aggiornamenti dei vaccini ci saranno ovviamente Pfizer, Moderna, sempre vaccini mRNA, giusto, professore? Sì, i primi vaccini che usciranno aggiornati, bivalenti, sono delle due aziende con la tecnologia RNA, anche se ci sono studi in corso dei vaccini che utilizzano quelle altre tecnologie, delle proteine ricombinanti ed altro. Va bene. Professore, io la ringrazio infinitamente per le informazioni che ci ha fornito. Grazie al professor Fabrizio Pregliasco, ricordiamo Virò, l'Università Statale di Milano. Grazie, appuntamento alla prossima intervista. Grazie professore, arrivederci. Buonasera. Allora, diamo la linea alla pubblicità, poi di nuovo in studio con Rotocalco 2 su 4.